rassicurare tutti che la direttore del cinema, questa amministrazione, ci tiene più di quanti altri quanti non lo possono immaginare. Sicuramente ci sta lavorando e si perseguirà fino alla fine. Però le questioni poste sono facili da porre strumentalmente, ma non troppo nel passo con gli altri. C'è stata già un'interpellanza in merito. Il 9 di ottobre del 2014 abbiamo risposto e abbiamo detto chiaramente che, in base alla convenzione, purtroppo ragione questa convenzione c'è, per legge, senza ripetere detto nella corrispondenza degli atti, sono prorogati 3 anni i termini per la consegna del progetto esecutivo. Quindi la scadenza erano 120 giorni, scadeva da quando il Comune ha deliberato, 180 giorni ha deliberato nel 2012, scadenza giugno 2013. A giugno 2013 la ditta avanza una richiesta alla quale il Comune non ha dato risposta perché non intendeva prorogare i termini per l'amministrazione dell'epoca. Nel frattempo è intervenuta la norma di legge e questo quando è quando decreto poi è diventato legge qualche mese dopo, nell'estate del 2013. Quindi da giugno 2013 il termine ultimo per la riconsegna del progetto esecutivo è traslato a giugno 2016. 25 giugno, 26 giugno 2016. Tempi si cominciano a contare quella là sui ritardi. Ma che cosa è successo? È successo la storia del ritardo della sovrintendenza, che comunque anche quella sarà esaminata nelle dovute, sarà presa una dovuta considerazione, per qual motivo c'è stato questo ritardo, se ci sono delle responsabilità sui ritardi, il conto sarà alla fine, quando noi dobbiamo attendere che questo progetto esecutivo arrivi. Anzitutto, il primo elemento vorrei dare delle risposte alle ultime questioni, quello che riguarda l'articolo 4. Le varie anni al progetto, se sbagliate, sono a carico di aver dato il progetto. Dico subito che il progetto, qui non c'è il progetto, la ditta lo deve ancora redigere. Una volta che dato il progetto, lo stiamo aspettando. Una volta che dato il progetto ci stiamo aspettando, se il nostro vengono fuori degli errori che costituiscono l'elemento di maggiore rispetto, la responsabilità qui si legge questo. Rispondo poi a Piero Luigi su un altro articolo, quello dell'articolo 11, dove si parlava dei del cronoprogramma dell'articolo 11. Il cronoprogramma dell'articolo 11 guarda le ore, la risoluzione delle ore, una volta che messo il progetto è validato, lì si definisce anche l'articolato speciale, l'articolato generale, la tempistica per l'esecuzione dei lavori in base all'importo dei lavori, il numero degli operai presenti, via dicendo, e si definisce un cronoprogramma. Il cronoprogramma, quindi l'articolo 11, è quello di vedere l'esecuzione delle opere una volta, diciamo, rimesso e validato il progetto da parte di tutti. L'altro cronoprogramma a cui Piero Luigi si riferiva, quello che cantava tante volte, volte richiesto da quello la nostra iniziativa, che noi se lo ricordate, nel tempo, dopo la iniziativa, dopo la delibera di Consiglio Comunale, la nostra interpellanza del 9-10-14, eravamo arrivati da 2 mesi, noi siamo qui da sempre, quindi mi sono attivato per capire un po' di più. Intanto c'è stata la risposta dell'ufficio, in quella sede, l'ufficio tecnico, che ma questa casistica di questo lavoro, di questo, rientra con la proroga, domande che si è più volte fatte, la risposta dell'ufficio è stata che questo è considerato tra quelle previste dalla legge come possibilità di prorogare. E poi ci sono stati anche degli elementi, addirittura hanno prorogato anche con degli elementi ministeriali. Hanno prorogato anche le opere, le convenzioni derivanti dalla convenzione statale, ma questa è una
noi avevamo chiesto di anticipare il cronoprogramma, di rimettere non a giugno, ma almeno a gennaio. Avevamo fatto la scaletta per gennaio. A gennaio arriva la nota della dicembre, arriva la nota della sovrintendenza. Minacciando anche cose che non avremmo potuto fare, io minacciavo anche con una nota, se la vedrete il cameramento della Forza, ma rispetto alla convenzione i passi sono diversi, tant'è che la risposta c'è stata fino a quando non c'è l'autorizzazione per la sovrintendenza, nessun progetto può essere rimesso. Quindi la risposta della sovrintendenza, siamo andati a quello, cioè, il giorno prima, se vedete, protocollata 10 giugno. Uscita il 9 giugno, abbiamo scritto l'8, perché già sapevamo che c'era. La data erroneamente, fatta l'8, la data di uscita nostra, poi vi trasmettiamo la nota della sovrintendenza. Quindi, sapevamo che arrivava, la bozza lettera era pronta, ma è stato ritrovato, il protocollo che era il giorno giusto, era il 10. Hanno rimesso il 24 la bomba atomica. Quindi ognuno può scrivere quello che vuole. Noi abbiamo esaminato quello che ci dà sul conto metrico, quelle che sono le opere, e ci sono delle opere, a mio avviso, quello che fa il tecnico, che io come tecnico ci ho perso un po' di tempo, non è che ho qualcuno mette a credere chissà che cosa, qualcosa, non so, un luminario che mi dà vita. Lì sono indicate delle opere del punto superfluo per la funzione che si è richiesta per le opere. Il problema del suo è stabilito, anche se qualcuno dei funzionari ha un problema di sicurezza, il protocollo pubblico è fondamentale, come dice struttura. Con il sisma si mise a nulla, non si può fare, ma si mise a nulla, per esempio, che la struttura si anni 35-40, negli anni 30, dopo 70 anni, insomma, la struttura metallica era quasi inesistente in alcune parti comunitarie, e rendendoci sulla piazzale di Marco Salino. Quindi, che cosa è prioritario rispetto a quel conto che ci hanno dato? Mi hanno indicato tante cose, gli indirizzi, gli impianti, ma gli impianti sono pagati? Me l'ha detto che sono ma poi la somma sono 482 a disposizione, non sono 900, che sono 760 della volta, più le somme in amministrazione. Noi abbiamo detto, guarda, in base al conto redatto da un ingegnere, che ritengo un professionista abbastanza serio, locale, poi tutte le aggiunte sono ben altra cosa, lì si parla anche di rimozione del pavimento della piazza, di intermezzazione del pavimento della piazza, sono cose. Ci possono pure scegliere, ma sono diverse da regolamento. Sono centinaia di euro che io non intendo spendere con lo scontro. Intanto lo scontro si fa per le opere essenziali di regolamento strutturale, sismico e risanamento, di conservazione dell'immobile storico. Quindi, che cosa ci hanno indicato? Questa è la propria priorità. Se ci fosse qualcosa di più, meglio, vediamo, fare anche il bagno dei portatori di risalto. Non c'è, quello l'ha fatto. Abbiamo indicato, l'ho detto nella nota di risposta, non so se c'è inviato nel carteggio, che le opere superflue di smontaggio degli arredi, di quanto soffitti ci farebbe l'economia, quindi cominciamo a scendere, se potremmo anche rimettere noi, che abbiamo l'attrezzatore per farlo, si può fare anche con gli operai la posa dei pannelli sul solare per la parte ISO, quindi tante opere, gli infissi, tante opere indicate, e io assolutamente ritengo necessario al momento di poter approvare, perché non ci sono i soldi di risolvere, ma con l'intervento strutturale si mette a nudo il solare decantato
confinante, mettendolo in mora, ha risposto che, quindi ha già ammesso rispondendo che parteciperà, vediamo quanto sarà ridotto in sua responsabilità. C'è stato altro 50 euro, questo spero sia stato 50 euro, perché si ipotizza il diritto civilicino del comune sulla volontaria privata, e quindi la manutenzione sarebbe al 50% secondo il dire, ma su questo va approfondito anche, quindi noi intanto esamineremo per bene, adesso abbiamo scritto che entreranno 30 giorni, termine ultimo che avevamo dato, 30, di rimetterci 30 giorni prima la scadenza, perché 30 giorni prima la scadenza? Che non ci sarà rispettato, ma su questo punto si può dire. 30 giorni perché avevamo già dati prima per poter valutare e quindi minimare contro le lune. 30 giorni sono già passati la metà, dopodiché, se non ci sono altre motivazioni indirizzanti, si comincia a creare attenzione sul ritardo dell'articolo 9. L'articolo 9 che parla di ritardo per la rimessa del progetto esecutivo fino a 300 giorni per l'importo massimo. Gli altri ritardi ci stanno tutti, quando ci saranno, se le condizioni si verificano, ci stanno tutti, non è che qualcuno ci vuole, si sottrarrà agli ordini. Dovrà fare qualche regalo con questo, non è solo che si dura di questo perché andremo in fondo fino all'ultimo siamo di prima. Quello che voglio aggiungere è che la valutazione, certamente, oggi come oggi, se uno avesse saputo, avesse ipotizzato all'epoca tutto questo tran tran di ritardo, di disposizione di legge, certamente per quella convenzione non avrebbe sicuramente attivato la formula B, ma avrebbe portato la formula A. Va detto, comunque in condizione normale, quello dello sconto è un'opportunità anche economica, perché libera dagli impegni lenti, ma questo non significa niente, se ci si deve attrezzare, ma anche quando è arrivato l'aspetto della risorsa economica, con lo sconto va ribadito e tenuto in conto che non c'è il pagamento dell'IVA. Quindi l'IVA che è un'economia importante, che in altre occasioni, questo comune, io sono stato amministratore 15 anni fa, utilizzando questa opportunità, si realizzò un'opera pubblica senza pagare un centesimo di IVA. Quindi sicuramente la convenienza in teoria c'è, poi è successo quello che è successo e oggi prescinde dalla convenzione, ma ci sono le condizioni per farlo, non è che si incorre nel danno al contrario perché non rispettiamo noi. Io su questo posso anche approfondire, non penso che si possa rescindere perché si sta ritardando e ritardi sono i termini di convenzione per sanzionare, non è che uno si alza la mattina e rescinde, posso anche votare, ma non è un problema. Però penso che bisogna rispettare, altrimenti ci si assume la responsabilità del danno, al contrario. Cosa che invece noi dobbiamo perseguire, il danno che in parte si è verificato, in parte è stato, diciamo, sponsorizzato, diciamo, validato dall'esposizione di legge, e qualche ritardo si intravede già, si intravedono già. Certamente una ritmo è una direzione che si deve spendere tutto il dovuto, il comune a questa impresa non darà un centesimo in più perché lo sconto da fare è quello previsto dalla convenzione, altre spese, se necessarie, se verificate, saranno oggetto di altre valutazioni, sicuramente non saranno per gli importi indicati perché molte opere non sono e non si ritengono necessarie, qualora alcune di esse indicate dovessero essere necessarie, sarà un altro assunto, un altro cammino e sicuramente l'adeguamento strutturale conservativo e un luogo funzionale. Motivi per cui le proposte che sono venute sugli articoli 11 e 4 non sono applicabili, quindi la condotta lineare dell'amministrazione, il danno che non vogliamo applicare all'ente, pensiamo che nella condizione in cui ci si trova a tornare indietro, se sarà necessario, ci si tornerà anche, se costretti,
ma nella condizione dei tempi in cui ci troviamo, con una procedura avviata, una concertazione già in itinere, ricominciare da capo, se necessario si farà, ma partire su questa strada, infrangendo una convenzione, questo quando io sono convinto che ne valeremo in altri. Ma attendissimo, io sono convinto che sarebbe più lungo, perché dovremmo partire di carico, procedure all'infinito, non sarebbe mai. Ma se questo dovesse essere necessario, non ci si tratta sottolineare questa. Mi dovete scusare, non vorrei fare denuncia a nessuno, ma voi siete sui giornali e sembrava che il cinema era aperto il giorno dopo che siete entrati in amministrazione. No, vabbè, allora ripeto, riportiamo tutto. Io mi ricordo di un articolo uscito a noi. No, no, gli articoli li abbiamo fatti e li faremo. Lo facciamo tutto quello che ci sta da fare, grazie a Dio. Ma se non parli il tuo segretario Cianella uscì e da fare. Non è il tuo segretario a posto, verbale, non è il segretario. Devo leggere il giornale, io penso che non lo contengano, non vengano a leggerlo, per una questione di decenza. Contano gli atti, ma contano anche le dichiarazioni che si fanno in sede politica, perché voi siete rappresentanti di quel partito, non di un altro. Allora, cioè, a posto, lo costruiamo pure. Abbiamo discusso del teatro anche su questo andare qui, in comune non abbiamo cambiato mai direzione e spiegazione come stiamo scadenza giugno 2016, non rispetto, sono le motivazioni contatto, saranno valutate tutte, da lì si comincia a fondare la condizione della sanzione sul ritardo delle consegne del subito. Dopo si potranno applicare le altre. Io non ho mai detto che il teatro sarebbe riaperto il 16 giugno a giugno 2016, ho detto a giugno 2016